e stia scolorendo e deformando, fino a farne oggi quasi il simulacro di quell'antica devozione, sempre più rappresentata, probabilmente, a uso e consumo di turisti e telecamere, che non vissuta e sofferta a testimonianza della propria fede. A questo potrebbero far pensare queste immagini del rito dell'Assunta di Guardia San Framondi, in provincia di Benevento, girate nel 1996. Il culto si svolge da secoli, ogni 7 anni, e vuole essere una sorta di voto collettivo, di corale mea culpa, in nome dell'Assunta, la protettrice della comunità. I riti di guardia si svolgono la prima settimana dopo Ferragosto e culminano la domenica successiva nel cosiddetto giorno del sangue, il giorno dei battenti, il giorno del rito medievale della flagellazione. Centinaia di fedeli sfilano anonimi col volto nascosto sotto un cappuccio. Camminano percuotendosi il petto con un disco di sughero, cui sono fissate 33 punte di ferro. Ma è difficile, di fronte allo scorrere di queste immagini, non sentirsi spettatori della rappresentazione moderna e televisiva di un rito antico. Un film in costume, in cui è possibile cogliere gli sguardi rivolti alla telecamera, la concentrazione dei gesti, i movimenti riprodotti e figurati come in un teatro amatoriale balzato improvvisamente agli occhi della cronaca. Immagini di una devozione che potrebbe apparire frantumata e depotenziata, relegata quasi al ruolo di rito turistico, occasione di popolarità oltre i ristretti confini del paese, fino al piccolo schermo. E allora cosa resta in questo trionfo di mass media, di quelle antiche litanie, di quelle giaculatorie, di quei mantra di fede sussurrati al cielo? Poco, probabilmente, nella rappresentazione pubblica e televisiva di quei culti secolari. Molto, forse, nel privato di ogni fedele, nel bisogno così semplice e umano di credere nella possibilità di un miracolo, o magari soltanto di un sostegno divino per affrontare le paure, le difficoltà, i rischi che l'accadere della storia riversa sulla vita di tutti. Votum fecit, gratiam accepit. Ho fatto un voto e ho ricevuto una grazia.